Ciao a tutti, benvenuti su Parmigiamo Insieme, io sono Gianina e oggi ho pensato di farvi sorridere un po' con un nuovo video, vedo foto di gente che si addormenta in posti strani. C'è mia figlia che canta, quindi di strano non c'è solo Google ma anche casa mia. Iniziamo con la prima foto. Cosa dire di questa foto? Questi due personaggi qui sicuramente hanno bevuto parecchio. Non si spiega, quello sulla sedia come cacchio ha fatto a... sicuramente è caduto e ci è rimasto, perché o è ubriaco, frascico, fradicio, perché non si spiega. Passiamo alla prossima foto. Come cavolo ha fatto a entrare in quel buco? Cioè, meno male che non si è messo dall'altra parte dove sta il sapone per il water. Però la mamma ha avuto cura di lui e ha messo i cuscini sotto, così il poverino almeno appoggia la testa. Questo domani cammina così, se cammina. Poveri noi. Passiamo alla prossima foto. Questo qui è uscito di casa e ha detto vado sotto una panchina e vado a dormire, ma non si diceva vado a dormire sotto i ponti? Io ricordavo che si diceva vado a dormire sotto i ponti, forello, vado a dormire sotto la panchina, che disastro. Prossima foto. Spero che sua mamma ha lavato bene il water, perché sta cucciola voleva andare a fare la pipì adesso che aveva imparato a farlo al vasetto grande, però non ce l'ha fatta e si è addormentata cucciola. Cioè, i bambini sono i più straordinari, riescono a dormire ovunque, sono stupendi. Prossima foto. Ma come cavolo ho fatto questa struttura? Questo sicuramente non sta dormendo, sta in coma, perché ha cercato di scavalcare la panchina, inciampato e cascato con la faccia a terra e ci è rimasto, perché non è possibile. Come fai a dormire in questa posizione? Come fai? Santo mio. Prossima foto. Il marito di questa la sera prima ha fatto sicuramente una notte da leone e al matrimonio è crollato. Chissà che caspita ha fatto lui la sera prima da addormentarsi alla cena. Guardate, sta dormendo come un bambino proprio, morto, distrutto. Io se ero al posto della signora lo lasciavo. Il gattino ingegnoso che dorme sulle grate della finestra sicuramente è diventato così a righe proprio perché dorme là e si è abbronzato più da una parte a righe. Forse per quello sono tigrati, perché dormono sulle grate delle case. Sì. È l'ultima foto, la più ingegnosa. Io voglio sapere come cavolo ha fatto a entrare là, perché pare pure un po' robusto, quindi ci deve essere entrato. E se lo guardate bene, c'è la bocca aperta, quindi questo dorme veramente. Io pensavo che era così un fotomontaggio che si è infilato da me. Invece no, questo c'ha pure la bava, sta a dormire. Cioè, incredibile. Niente da fare, l'uomo è troppo ingegnoso. L'essere umano si riesce sempre ad inventare
e soprattutto riesce a dormire ovunque. Grazie per essere stati con me, vi auguro una serena serata e ci vediamo al prossimo video. Ciao.